Il clima diffuso attorno alla serata di gala del premio Paladino d'Oro Sport Film Festival che si è svolto ieri non era certamente dei migliori. Una manifestazione funestata dal suicidio del suo principale promotore, l'imprenditore Alberto Re, che dopo le polemiche social sul presunto flop della serata d'apertura è stato oggetto di attacchi sui social network. Vicenda questa che ha visto il prefetto di Agrigento Filippo Romano prendere pubblicamente posizione con un duro attacco al travalicamento oltre i limiti dell'umanità del diritto di critica sancito dalla legge. Dichiarazione per la quale la famiglia dell'imprenditore ha ringraziato il rappresentante del governo in provincia di Agrigento. Un uomo dalla grande eleganza, dalla grandissima esperienza, dal grande amore per Agrigento, perché se il festival oggi è qui è solo grazie a lui. Grazie naturalmente poi al comune e a tutti coloro che si sono stretti attorno a questa iniziativa importante che sta portando, pensate, ben 60 film da tutto il mondo, America, Cina, India, Thailandia, Russia, quasi tutta l'Europa. E allora per onorare la memoria di Alberto, in modo particolare, abbiamo deciso di portare avanti fino al termine, combattendo anche il dolore e il sangue in questo momento che il nostro cuore è sicuramente come tanti, tantissimi agrigentini che lo conoscevano bene e sapevano chi era Alberto Re. Mi ricordo l'ultima frase che mi ha detto prima di andare via da una nostra riunione, mi ha detto: Robby, spacchiamo. E noi per questo continuiamo a combattere per Agrigento, capitale della cultura 2025. I funerali di Alberto Re si sono svolti stamattina nella chiesa di Santa Lucia di via Empedocle. Queste le considerazioni artistiche sul livello dei film in concorso al Paladino d'Oro Sport Film Festival. Sono di grandissimo livello. Siamo orgogliosi di avere la rappresentanza intanto della RAI con la direzione creativa, con dei film davvero incredibili come Sogno Azzurro, La strada per Wembley, Alberto Tomba, Vincere in salita, Azzurro Shocking, come un altro grande italiano che è un anno straordinario di Mario Maellaro. Ma pensate che in questo festival si racconta la storia di Lev Yashin, The Dream Goalkeeper. Per gli appassionati del calcio sanno che è stato il più grande portiere al mondo di tutti i tempi e che è stato raccontato con un film, con una fiction meravigliosa, che è un colossal tra le altre cose. Beh, intanto per noi è sempre un onore venire qui al Sport Film Festival, per noi è la seconda edizione. Abbiamo partecipato già 2 anni fa con il Grande Slam, quest'anno con un anno straordinario. E per noi, come dicevo, è sempre un onore perché è un festival ben organizzato, un festival che dura da tantissimi anni, quindi 43esima edizione, è anzianotto, quindi direi che è ben fatto, ben organizzato.